dimissioni dell'inviato speciale Nazioni Unite per la Libia, Hassan Salam, all'inizio di marzo, hanno di fatto confermato di quanto la crisi libica sia di difficile risoluzione. E Salama, seppur stimato dalle forze politiche del paese, negli ultimi tempi, soprattutto per i risvolti della conferenza di Berlino, non ha avuto il necessario supporto sia dagli attori politici libici che dagli attori internazionali. Già la conferenza di Berlino, seppur considerata una mossa positiva per aver messo attorno al tavolo delle trattative la maggior parte degli attori internazionali coinvolti, si è trasformata in un nulla di fatto, poiché tutte le soluzioni approntate e redatte nel documento finale della conferenza non si sono tradotte in soluzioni percorribili sul campo. L'Europa, seppur appoggiando da sempre l'iniziativa delle Nazioni Unite, si è ritrovata a far fronte a una sempre più acuta crisi tra i due stati membri più attivi in Libia, la Francia e l'Italia. Le iniziative portate avanti da questi due paesi sono state influenzate soprattutto dalla salvaguardia degli interessi che essi avevano all'interno del contesto libico. Questo ha limitato di certo il ruolo dell'Unione Europea, che pian piano ha ceduto il passo all'intervento turco, che con il memorandum d'intesa per la protezione dei confini marittimi e del successivo intervento militare turco in Libia hanno allargato di fatto il conflitto, seppur a livello diplomatico, in tutto il bacino del Mediterraneo. Se a livello militare questa mossa non ha portato a grandi rivolgimenti di fronte, tuttavia a livello politico ciò ha rinforzato la posizione di Haftar, soprattutto per le posizioni di Grecia e Cipro che sono ostili all'accordo tra Serraj ed Erdogan e che oggi comunque, seppur informalmente, appoggiano l'iniziativa haftariana. Per ora tutte le trattative, sia a livello militare, il vertice cosiddetto 5 più 5 di Ginevra e sia il mantenimento della tregua sono risultate di certo deboli e difficili applicazione. Il controllo inoltre dell'embargo delle armi sancito a Berlino resta un nodo ancora da sciogliere, poiché nonostante la volontà europea di controllare con una nuova missione navale il flusso delle armi via mare, restano di fatto incontrollati i flussi che riforniscono Haftar sia via aerea da parte degli Emirati e sia via terra nel confine egiziano. Oggi sul campo la situazione va peggiorando, il blocco delle esportazioni di petrolio imposto da Haftar sta danneggiando l'economia libica. La Libia, come sappiamo, è uno dei paesi della regione che hanno basato la loro economia completamente sui proventi degli idrocarburi ed oggi non è un caso quindi che il ritardo degli stipendi degli impiegati dell'ampio settore pubblico, dei lavoratori, sono appunto un ulteriore problema che, appunto, del popolo libico, oltre alla sanguinosa guerra civile. Una guerra civile che si è aggravata soprattutto dallo scorso aprile, quando l'uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, ha sferrato un'offensiva contro il governo di Tripoli con l'obiettivo di mettere sotto il suo controllo l'intero paese. L'obiettivo dei paesi che oggi stanno sostenendo le azioni militari di Haftar è quello di creare un contesto nel quale l'uomo della Cirenaica sia l'uomo forte in grado di riunire il paese, di far ritornare la stabilità al suo interno e tener fuori soprattutto dallo scenario politico, soprattutto i gruppi islamisti come la Fratellanza Musulmana. Questa soluzione, appoggiata anche in parte da alcuni paesi occidentali, è diciamo il punto cardine che ha bloccato di fatto, almeno per ora, tutto quel movimento di democratizzazione che si era attivato con le cosiddette primavere arabe, ma che oggi, come dimostrano i nuovi movimenti in Algeria, in Sudan, in Libano, in Iraq, di fatto non si è ancora arrestato.